Abbiamo selezionato i più celebri degli ultimi 60 anni, dal 1957 al 2017. Scopri chi si è sposato l'anno in cui sei nato, che è sempre il matrimonio dell'anno. Quelle nozze tra reali o celebrità che inevitabilmente attirano l'attenzione di pubblico e media. Chi è nato nel 2018, per esempio, associerà sempre la sua nascita al matrimonio del principe Harry d'Inghilterra con Meghan Markle, che si celebrerà il 19 maggio. Abbiamo selezionato i più celebri degli ultimi 60 anni, dal 1957 al 2017. E ciò che colpisce di più è che la maggior parte, ben 37, sono finiti con un divorzio. In alcuni casi anche a meno di un anno dal fatidico sì. Un esempio su tutti è Elizabeth Taylor, si è sposata 8 volte e solo un matrimonio, quello con il produttore Mike Todd, si è concluso a causa della morte del coniuge. E poi c'è chi si ama da tutta una vita, come Meryl Streep e Donna Summer, sono sposati da quasi 40 anni e hanno 4 figli. Il nostro viaggio tra i matrimoni celebri si conclude con le nozze quasi reali tra Pippa Middleton e James.